il rinnovo delle promesse sacerdotali. Cosa vuol dire? Che è arrivata la data per rinnovare l'assicurazione o pagare il dovuto alla scadenza di un contratto, di un debito? Cosa vuol dire rinnovare le promesse sacerdotali? Vorrei cominciare con una domanda solo apparentemente bizzarra. Le promesse di chi? Le promesse di chi? È ovvio che in prima battuta si capisce le promesse che abbiamo fatto il giorno della nostra ordinazione sacerdotale. Ma è un po' come il tema della confermazione. Quando si parla di confermazione, abitualmente dicono: voi dovete confermare le promesse che i vostri genitori hanno fatto al battesimo. Ma quali promesse? Le promesse le fa il Signore e l'uomo le accetta. Fare le promesse vuol dire fidarsi delle sue, e noi ci siamo fidati. Era un privilegio, una grazia, così l'abbiamo percepita. In cosa consistono queste promesse? Consistono in dei tesori che il Signore mette nelle mani di un prete per fecondare la propria e l'altrui esistenza. Siamo segnati in questi anni, in modo sempre più vivo, dalla memoria di Don Piccolo, che viene commemorata e vivificata nelle varie parrocchie, ma che soprattutto si sviluppa attraverso l'ascolto dei testimoni della sua vita. I recettori del suo ministero, i destinatari della sua opera e della sua testimonianza. Qui ci sono alcuni di noi che hanno il privilegio di vedere il ritorno, come dite voi moderni, il feedback della grazia attraverso lo svolgimento della sua opera. Carissimi, il tempo non si è fermato. Sono cambiate tante cose in questi 50 anni per me, 60 per qualcuno di voi, uno o pochi mesi per altri. Tutto passa, tutto cambia. Nuove sintesi, nuove letture della realtà. Personalmente mi sembra proprio che, se devo paragonare la mia vita di fede di 50 anni fa e di ora, nemmeno lontana parente, speriamo bene. Però Dio è fedele e le sue promesse sono fedeli e le sue promesse sono ricche. Notate bene, il Signore non ci ha fatto promettere di essere buoni. Non sono promesse morali, esortazione alle virtù, tantomeno al perfezionismo. La felicità della vita del prete passa, come quella di tutti i cristiani, anche attraverso la gioia del perdono, non la presunzione di essere perfetti. Però questi fari a cui ci siamo orientati additano certezze, pozzi, fondi, realtà da cui si può continuamente ripartire.
la magna carta della libertà e della fecondità della nostra vita. Questo grande tesoro che non ci è oggi ricordato per giudicarci, ma per farci felici una volta di più, si articola in varie componenti. E io mi permetterò stamani, probabilmente più lungo e noioso del solito, ma probabilmente penso sia l'ultima, e allora sopportatemi, sopportatemi. Volete unirvi intimamente al Signore Gesù, modello del nostro sacerdozio, rinunziando a voi stessi? Oggi ci verrà chiesto. Al momento dell'ordinazione invece ci viene detto: volete essere sempre più strettamente uniti a Cristo sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerta al Padre per noi, consacrando se stesso a Dio per la salvezza di tutti gli uomini? Abbiamo studiato troppo negli ultimi anni, e lo dovevamo fare, la trasformazione della mentalità del sacrificio. Il mondo non è salvato dal dolore, tantomeno dalla mediocrità. Il mondo è salvato dall'amore, che non teme di farsi vittima, che non teme di rinunciare a se stesso. Carissimi, è una costante. Non siamo sfrondati, tagliati. Certo, questa componente c'è. In unione al Signore, che è sacerdote con la vita, che si è offerto al Padre come vittima. Lo sappiamo, la rivoluzione del Nuovo Testamento, prima Paolo, poi la lettera agli Ebrei, il senso sacrificale non dipende dalla spremitura o dalla tortura, ma da una vita che canta rinnovata la lode e la benedizione, inevitabilmente filtrata attraverso la conversione, la rinuncia a se stessi, chiamiamola pure la croce. Abbiamo fatto bene a demitizzare una certa visione doloristica, eccessiva, quasi sadica della vita cristiana, ma non può essere un alibi per non scoprire che essere perfetti vuol dire essere compiuti nel dono, teleteis, come Cristo nella lettera agli Ebrei, reso perfetto nel momento in cui è messo in condizioni di obbedire fino al dono della vita, donandoti in pienezza, in dedizione, in tempo, in unità di vita, in un'instancabile ricerca del nuovo, del magis, dilatentur igitur spazia caritatis. Guai a identificare questi spazi creativi e incontenibili con il dovere dell'adempimento di prestazioni saltuariamente richieste. Non aspettare che qualcuno ti chiami, ti chieda, ti critichi, precedi, provvedi, sorprendi con la vitalità che lo Spirito ti conferisce. Oggi lodiamo il Signore perché ci ha resi protagonisti di questa soave offerta. Incompatibile con la tutela di noi stessi, con le precauzioni, con le difese, con le paure, con i confronti, con le ingiustificate amarezze, portatore di gioia al mondo, ti verrà chiesto perché hai amareggiato la mensa dei tuoi figli con sofferenze che non erano dovute.
Lo sapevamo, sì, lo sapevamo, sapevamo tutto. Oggi lo riprendiamo in mano. Volete implorare la divina misericordia per il popolo a voi affidato, dedicandovi assiduamente alla preghiera, come ha comandato il Signore? Sono testimone di quanti di noi in seminario si sentivano più mistici che normali, era troppo, ma avevano fatto della preghiera l'occupazione, avevano sentito che pregare era l'attività più importante, avevano fatto della preghiera il cuore delle loro confessioni settimanali. Eravamo manipolati? Ci siamo lasciati plagiare? Volete implorare la divina misericordia? Ma allora la prima forma di ministero è pregare per il mio popolo? Tremo, tremo al pensare che la risposta è positiva. Tremo per me. Nessuna impresa apostolica tua può sostituirsi alla grazia del Signore. Nessun merito, bravura, riuscita, penitenza pure fosse tua, può in qualche modo riempire quello spazio che solo la sua grazia colma di sé. Quel giorno hai accettato che la via infallibile, perché la misericordia di Dio necessaria alla salvezza della tua gente passasse attraverso la tua intercessione. Sicuramente ti domandi: sono un buon pastore? Sono distaccato? Tante domande ti fai. Quante volte ci siamo fatti l'intercessore, il privilegio di intercedere? Capite che in tutto questo c'è molto meno l'invito a pregare di quanto ci sia l'annuncio dell'efficacia della preghiera. Altrimenti cambia tutto. Lo vedete che qui si arriva all'essere attraverso il fare, sì, la santità attraverso il ministero, ma non un fare qualunque. Questa parola suona desueta, alzata a combattere con tutti, con la burocrazia, con la curia, col vescovo, con le catechiste, con i fedeli, con chi può sempre suonare, cantare, con chi pretende. E con Dio quanto ci combattiamo, come combatteva Paolo, il mio Signore con cui combatto per voi nella preghiera. Poi sacramento, oh certo, sacramenti ed evangelizzazione, certo, sacramenti e promozione umana, certo. State attenti a non sacramentalizzare, bisogna prima educare, coltivare, certo. Quel giorno ti è stato chiesto però: vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione? Volete essere, oggi vi ripeterò, fedeli dispensatori dei misteri di Dio per mezzo dell'Eucaristia? Carissimi, abbiamo paura del ritualismo esagerato, ma non è un pericolo che corriamo. Non è possibile che chi cerca spiritualità vada a bussare a tutte le porte, eccetto che alla nostra. Certo, gli impegni, educare, servire, provvedere, correre, rispondere, ma certo noi siamo la casa di Dio, il tempio del Dio vivente, il luogo dell'incontro dell'uomo con Dio. Tutto verso il Padre, nel Figlio, con lo Spirito Santo.
le nostre comunità, come sono da questo punto di vista? Non possiamo definire noi le priorità della Chiesa in base ai nostri presupposti teologici o tantomeno ideologici. Queste sono le priorità, queste sono le grazie, qui si vive. Lasciandovi guidare non da interessi umani, ma dall'amore per i fratelli, l'amore vero, l'interesse soggettivo. L'interesse non è il guadagno del soldo, è moralismo. L'interesse è: pretendo che le mie preferenze siano quelle della mia comunità. Il ministero della parola, mi fermo qui, però alla vigilia del cambiamento d'aria mi sia permesso dire che il ministero della parola piano piano ti plasma, ti forma, ma anche ti esaurisce. Dopo 30 anni in un posto, dopo 40 anni in un posto, dopo 50 anni in un posto, lascia che la poesia declami il valore dei buoni nonni, ma il buon senso della vita ti dice che hai dato, puoi continuare a farlo altrove. Politicamente scorretto, stamattina dobbiamo tutti volersi bene. Sì, lo dice anche il Signore, spinto dall'amore per i tuoi fratelli. E poi si arriva alla promessa più delicata, ma c'è, quella sull'obbedienza. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Ci avete mai pensato su questa parola filiale rispetto? Che vuol dire filiale rispetto? Dire eccellenza? Baciare la mano? Cosa vuol dire filiale rispetto? Secondo me, filiale rispetto è la chiave che distingue l'obbedienza dalla disciplina. Sì, anche nell'esercito c'è la disciplina. Sì o no? Ma nella tua vita di prete probabilmente non ti capiterà nemmeno una volta di dire no a un precetto disciplinare, ma non per questo ti riterrai obbediente. Discorsi grossi, certo, scomodi, ma anche per me. Che ci vuole a dire vogliamoci tanto bene oggi in questo giorno pieno di sole, siamo i più bei presbiteri del mondo dove va tutto benissimo? Certo che va tutto benissimo, nella misura che noi ci ritorniamo al Signore. Il Signore sceglie i deboli e gli incapaci, ha scelto voi come preti, più deboli e più incapaci come vescovi, perché nessuno si vanti. E allora sono investiti però della grazia di dirti: dagli retta, lì trovi il cammino giusto per te. Filiale rispetto, filiale non contratto, non una bolla, non una grida di manzoniana memoria. Pascete il gregge che Dio vi ha affidato con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate. Stiamo attenti, la trasformazione da servo in padrone avviene, come avviene con gli anni. Quante serve sono diventate padrone senza stare dietro a Goldoni o ad altri testi letterari? Il servo che diventa padrone. Pascete il gregge di Dio, non come padroni. E tu sei sicuro di non essere padrone quando ti fidi di chi indica la strada, quando ti spogli della presunzione di essere l'indispensabile possessore della verità per essere servo.
di Dio e della Chiesa. E allora sarà la pace, sarà la pace. Ricordati che hai accettato di diventare prete come fedele cooperatore dell'ordine dei vescovi. Direbbe Paolo, e chi è idoneo a questo ministero? Non siamo scelti perché idonei, diventiamo idonei se accettiamo la scelta di Dio. È bello allora, e finisco, la parola che si dice alla fine del rinnovo delle promesse, pregate anche per me, mettiamoci plurale, pregate fratelli laici anche per noi, perché siamo fedeli al servizio affidato alle nostre umili persone, non bravi, non lungimiranti, non perfetti, ma messi lì. E tra voi diventiamo ogni giorno di più, diventare. Lo vedete che bello? Il limite è scontato, la debolezza è prevista. La necessità di un continuo divenire è un fatto normale su questa umile certezza. Trova la pace e l'equilibrio la nostra povera esistenza, sospesa fra la fragilità della carne e le dolcissime, improrogabili, meravigliose attitudini che lo Spirito di Dio suscita.